Effettuare interventi quotidiani di pulizia e raccolta di idrocarburi con successivo rilascio di acqua depurata è l'obiettivo del progetto Mare Azzurro, che prevede l'utilizzo nel tratto di litorale compreso tra il Villaggio del Sole e lo stabilimento balneare della Baia, durante la stagione estiva, di una imbarcazione ecologica, comunemente definita spazzamare, in grado di raccogliere fino ad una tonnellata di idrocarburi e rifiuti galleggianti, intercettando il materiale inquinante prima che lo stesso raggiunga gli arenili. I dettagli dell'iniziativa sono stati presentati durante la conferenza stampa tenutasi stamane 12 luglio presso il porto Marina d'Arichi, alla presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, dell'assessore all'ambiente del comune di Salerno Massimiliano Natella, del presidente della Marina di Arichi Agostino Gallozzi, del presidente di Union Camera Andrea Prete, dell'amministratore unico di Salerno Pulita Vincenzo Bennett e del comandante della Capitaneria di Porto di Salerno Attilio Maria da Conto. L'imbarcazione è stata acquistata con i fondi della Camera di Commercio di Salerno e di Salerno Pulita, che nell'ambito del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti per il territorio della città di Salerno si occupa anche della pulizia delle spiagge cittadine comunali. Grazie poi ad un protocollo d'intesa anche con il Porto Marina d'Arechi e la Capitaneria di Porto, si è potuto dare il via al progetto Mare Azzurro, volto a salvaguardare l'ambiente marino e garantire la fruizione sicura e maggiormente confortevole delle spiagge del comune di Salerno. Saremo operativi 6 giorni su 7, un giorno avremo la reperibilità per le segnalazioni. Abbiamo istituito un numero di cellulare dove a mezzo WhatsApp si potranno fare le segnalazioni. Abbiamo chiamato SOS Mare Pulito, che forniremo ovviamente a tutti i gestori dei lidi della costiera della città di Salerno, e cercheremo di dare la massima diffusione per dare la possibilità anche ai bagnanti delle spiagge libere, a chi frequenta le spiagge libere, di poter fare delle segnalazioni e di poter intervenire con lo spazzamare, che consente sia la raccolta di rifiuti solidi, quindi la raccolta di alghe, la raccolta di bottigliette di plastica, di tutto ciò che è solido, ma soprattutto fa un'attività di depurazione, ovvero l'acqua che entra sotto lo spazzamare prevede la separazione di idrocarburi, di tutti quelli che sono a bordo i liquami che troviamo in superficie, per poi uscire acqua depurata. Tutto viene trattenuto e poi conferito, insomma, secondo le normali procedure, faremo anche delle analisi rispetto agli idrocarburi che raccoglieremo. Lavorerà dal martedì alla domenica, dalle 8 alle 13, il fine settimana dalle 8 alle 16, e il lunedì, perché ovviamente gli operatori hanno necessariamente bisogno di un giorno di riposo, avranno la ripetibilità, quindi interverremo invece su segnalazioni nella giornata del lunedì. Il numero di telefono, se lo vogliamo dare, così cominciamo con la diffusione, è 347 32 61 419. Ovviamente il numero sarà operativo da lunedì. Avremo questi 2 giorni di formazione per capire bene il funzionamento e lunedì si parte.